Presidente, questa sera l'ultimo appuntamento con Bergamo Blues è stato davvero un successo. Sì, c'è stata moltissima gente, sempre io ho saltato pochissimi incontri, ma ovunque io sia andato c'era veramente il pieno, gente molto interessata. Credo che il blues, che è da musica di nicchia, stia cominciando ad essere capito, e forse capiscono che il blues aiuta a vivere, aiuta a tirarsi fuori un po' dalle cose un po' monotone di tutto il giorno. È una musica che sembra monotona, ma quando uno ci entra dentro capisce che è piacevole. Poi dei gruppi bravissimi, dei professionisti internazionali, e questa sera chiudiamo con il meglio che c'è in Italia per il blues, che è Treves. Tra l'altro abbiamo passato un'oretta a tavola chiacchierando, abbiamo la stessa età, anzi lui è di qualche mese più giovane, e ci siamo conosciuti negli anni in cui tutti noi suonavamo con il sogno di diventare famosissimi musicisti. Lui ci è riuscito, ci siamo incontrati alla ruota Caravaggio, abbiamo conoscenze in comune, abbiamo alcune chitarre in comune e nel cuore tanta musica, quindi questa sera lo sento molto volentieri. Sono 40 anni che suona, ma ogni sera che suona è come se fosse la prima volta. Ecco Presidente, vincente anche questa formula dei concerti per tutta la provincia. Sì, noi abbiamo cercato di affiancarci sempre ai comuni, alle organizzazioni che c'erano già, e quindi cercando di evitare di fare spese in più, di aumentare i costi, per dare un contributo ai comuni per incrementare la qualità dei loro spettacoli, e mettendoci dei soldi, non tantissimi, ma insieme a loro siamo riusciti a fare delle cose egregie, e con tutti abbiamo avuto un rapporto ottimo, e credo che continuerai, questa cosa funziona e funziona bene. Quindi appuntamento con la seconda edizione. Ah beh, l'anno prossimo ne vedremo delle belle. Fabio Treves, un mito del blues per chi se ne intende, quindi stasera avremo modo di scoprirlo anche noi. E con lei che si chiude questa manifestazione che è organizzata dalla provincia, ha avuto un grande successo. Sono contento per la provincia, sono contento per tutto il pubblico del blues, sono contento anche un po' per la mia attività, perché ormai sono quasi 40 anni che battiamo con successo la strada del blues, una musica che arriva subito al cuore, una musica che ha dato vita a tanti altri generi musicali, soprattutto tanti giovani si stanno avvicinando al blues, e io mi auguro che rassegne di questo tipo possano diventare un appuntamento fisso per ogni comune, per ogni provincia d'Italia. Ecco, per il Presidente Pirovano, che è un appassionato di blues e mi si dice anche un amico, comunque un conoscente, sarà sicuramente così un appuntamento anche per il futuro. Ma quanto questa musica nata così lontano riesce a calarsi anche in terra bergamasca? Allora, la musica blues, contrariamente a quello che pensano molte persone, è una musica popolare, è una musica popolare americana, però quando si parla di popoli difficilmente ci sono dei popoli così diversi tra di loro. Il blues era la musica che raccontava del lavoro, raccontava dei canti di protesta, raccontava anche di quando si andava in chiesa e si pregava. È una musica quindi che è similare alla vita nostra, cioè questa è una zona, penso, che è stata negli anni una zona agricola, una zona campestre. Poi ci sono le città che hanno ospitato questa musica e lì c'è stata una commistione con la musica più elettrica, più movimentata, ma la musica blues in genere è la musica di tutti i giorni, che sia la Bergamasca, Memphis, New Orleans o le rive del Mississippi. Noi siamo qua sulle rive del Serio, e io penso che il blues sia veramente una musica che unisce tutti.